ma grava anche rafforzare delle lavorazioni. Lei ha detto la massima attenzione, prima di tutto alla sicurezza del personale impegnato, poi il meno disagio possibile, ma il disagio si è evidente. Ma guardi, dobbiamo partire da una premessa, che è un'operazione che va fatta. Cioè non avevamo l'alternativa, la facciamo o la facciamo. L'operazione va fatta, perché non si può lasciare certamente quell'ordigno bellico di quelle dimensioni dove i lavoratori hanno durato. Quindi va messa in sicurezza e va eliminata. Cercheremo, ripeto, la prima cosa è la tutela del personale operante, quindi deve agire nella massima sicurezza, e l'evacuazione deve essere gestita in maniera serena, cercando certamente il coinvolgimento delle persone che capiscono che c'è un problema di sicurezza per l'incolumità propria di tutti gli esseri viventi che si trovano in questa zona. Quindi io ritengo che faremo, c'è una grande collaborazione, a cominciare dalla Regione Liguria, dalla provincia, la protezione civile, la ASL, che si occuperà della parte forse più delicata, che è la messa in sicurezza delle persone fragili, che sono problematiche di carattere sanitario, quindi le RSA che sono all'interno di questo settore. Ci stiamo organizzando, oggi tutto sommato messo sul tavolo quelle che sono le problematiche, ognuno si prende la sua parte di responsabilità, c'è grande collaborazione rispetto con le amministrazioni comunali più interessate, Taggia, Ligure, per una parte Sanremo, Castellaro, quindi insomma ognuno farà la sua parte, c'è grande collaborazione anche tra comuni, che ognuno mette a disposizione quello che ha. Ecco, ma nel dettaglio l'operazione in cosa consiste? L'operazione consiste... Dopo l'evacuazione si parte. Allora, l'evacuazione inizia l'attività da parte degli attivicieri. Una volta che diamo l'ok, la zona è sgombra, tra virgolette, gli artificieri inizieranno la loro attività, che si tratta prima di togliere l'ordigno dal camion, che è la parte insomma più complicata, perché è vero che non ci sono pericoli rimanendo sul camion, ma nello spostamento è chiaro che non si può escludere. Ripeto, stiamo parlando di professionisti di altissimo livello, gente che l'ha già fatto altre volte, che insomma sa quello che fa. Se ti dice 100 metri sono 100 metri, se ti dice un chilometro è un chilometro. Noi ci affidiamo in maniera totale e con grande fiducia e serenità ai nostri militari, questo è fuori discussione. Sappiamo soltanto il raggio di evacuazione, di sgombero, e quante persone saranno allontanate per queste 12 ore? Ma guardi, il raggio dovrebbe essere intorno al chilometro e mezzo circa, per una prima fase, poi qualcosa si dipende, le varie fasi, ci sono vari step, però ripeto, in generale un 1500 metri che noi cercheremo, proprio per evitare confusione, di mantenere fino a fine operazione. Dove verrà fatta? Prego? Dove verrà fatta brillare? Tra l'altro non verrà fatta brillare, ma verrà incendiata, quindi non ci sarà lo scoppio, ma ci saranno dei sistemi molto meno invasivi, una cava, insomma, delle vicinanze, insomma, stiamo ancora... Quindi Ovale Argentina. Quindi stiamo, comunque ripeto, quello una volta, come l'hanno chiamato, dispolettato l'ordigno sarà sicuro, e ripeto, non ci sarà il botto finale, ma ci sarà va incendiato con un sistema che conosco. A 20 miglia nella cava? Molto probabilmente a 20 miglia, oppure c'è anche un'altra cava un po' più vicina, adesso vediamo un attimo quella che è più conveniente da un punto di vista degli artificieri. Insomma. Ultima domanda, ha la situazione in mano? Chi? Lei. Ma guardi, la situazione sicuramente, cioè abbiamo a che fare con dei professionisti, abbiamo a che fare con delle persone responsabili, abbiamo a che fare con una popolazione che sa di cosa si tratta. Noi, e questo sarete anche voi, parte di questo programma, praticamente con l'informazione. Un'informazione, passeremo una giornata che dobbiamo comunque in ogni caso passare fuori casa. Quindi cercheremo di farlo creando meno problemi possibili e augurandoci che sinceramente vada tutto bene. Io credo che quando ci si affida a professionisti, quando c'è la collaborazione degli enti e delle istituzioni, quando la gente vede che insomma si sta lavorando in maniera serena ma molto attenta, ecco questo, senza creare allarmismi particolari, stiamo facendo una cosa seria.
persone serie fanno cose serie. E il numero di persone che abbiamo detto saranno sgomberate? Ma guardi, adesso intorno, io credo che tra tutti i comuni andremo intorno al 10.000, insomma, circa, o meno. Tra Armaditaggio e Riva Ligure? Armaditaggio e Riva Ligure, un pezzettino di Sanremo. Un pezzetto di Sanremo? Un pezzettino di Sanremo, sì. Quindi adesso individueremo con molta precisione i luoghi di ritrovo, verranno allestiti, insomma. Ma una domanda che ci siamo fatti è: per chi è in questo periodo ha il Covid, cosa farà? Come lo riuscirete a sgomberare? Se deve stare? Chi ha il Covid ed è a casa? È una delle emergenze dell'azienda sanitaria. Adesso vediamo, tra l'altro i numeri del Covid sono numeri che non possiamo stabilire oggi, che potranno essere meno, ci saranno i guariti, ci saranno quelli che si infetteranno, quindi, comunque la situazione, ripeto, è sotto controllo, siamo in mano a professionisti, abbiamo la collaborazione dei professionisti che già sa quello che fa, come ha dimostrato ampiamente in questo periodo, quindi io sono sereno e attento, questo sicuramente. Grazie. Grazie.